Ancora ben trovati su Canale 3 Toscana. È un grande piacere avere stasera nel nostro studio il dottor Stefano Chiellini, direttore di Fondazione Vita, ETS per le nuove tecnologie della vita. Benvenuto. Buonasera. E poi il dottor Walter Fraccaro, presidente della Fondazione Saiab. Ben trovato. Buonasera. Allora, lo speciale di questa sera, il nostro Post TG, è dedicato a un'importante iniziativa che è la sua terza edizione, la Summer School di Intelligenza Artificiale e Scienze della Vita. Allora, partiamo proprio intanto dai protagonisti, cioè i giovanissimi, saranno dei ragazzi e ragazze delle classi terze e quarte superiori di tutta la Toscana. Allora, dottor Chiellini, partiamo proprio da qui. Orientamento didattica, fondamentale per tracciare subito degli obiettivi. Assolutamente, l'importanza di questo progetto nasce proprio nell'orientare i ragazzi verso quelle che sono innanzitutto le professioni del futuro e soprattutto legato anche con i player, diciamo, formativi che sono sul territorio senese, per cui sicuramente un'importante collaborazione con l'Università di Siena che ci supporta in questa progettualità, ma così come chiaramente anche la Fondazione ETS Vita che ha l'interesse chiaramente sul territorio di regione. Regione Toscana, che poi il progetto è regionale, di orientare i ragazzi al meglio, cioè di cercare di far arrivare ai ragazzi quelli che sono gli obiettivi che loro devono appunto prefiggersi e soprattutto le loro passioni, individuare un orientamento specifico per dare quella consapevolezza nella scelta che poi loro dovranno fare dopo le scuole superiori. Creare consapevolezza, dare degli spunti, tracciare delle vie per un futuro percorso di studio e di lavoro. Due elementi fondamentali, le colonne d'Ercole che questi ragazzi andranno a attraversare grazie alle testimonianze, grazie a questo progetto della Summer School, sono l'intelligenza artificiale applicata alle scienze della vita. Allora chiederei al presidente della Fondazione di Saiab di farci un po' un excursus. Quali sono le prime parole con cui descrivere questi due mondi e come dialogano, presidente? Beh, diciamo che Siena è riconosciuta mondialmente per quello che è, no? In un chilometro da questi studi c'è un insieme di competenze, di aziende e anche di storia che non c'è da nessun'altra parte del mondo. E questo è il valore, il primo valore che cerchiamo di trasmettere. La Summer School è indirizzata a ragazzi che hanno terminato la terza o la quarta superiore, che quindi stanno pensando al loro futuro. Vogliamo dargli delle informazioni e soprattutto trasferire al loro interesse e possibilmente anche passione per questi argomenti. Questo non è facile, ma ci proviamo ormai da 3 anni. Quest'anno lo facciamo con oltre 260 ragazzi di tutta la Toscana. Oggi si è conclusa la prima settimana qui a Siena, la prossima settimana tutto si ripeterà a Grosseto e nella terza settimana poi a Volterra. È uno sforzo importante anche organizzativo, sostenuto ovviamente dalla Fondazione Montepaschi. Va detto che tutto questo è completamente gratuito per i ragazzi, è stato riconosciuto dal MIUR come PCTO, cioè finirà nel curriculum di questi ragazzi. Certo. Abbiamo detto passione, ma prima di tutto anche buoni cittadini, cioè per essere un buon cittadino devi conoscere. E spesso i ragazzi, anche quelli che abitano a pochi metri, no? Non conoscono bene la realtà senese e la realtà toscana delle scienze della vita che è importantissima in Italia e nel mondo. Le scienze della vita sono un settore economico fondamentale per la nostra economia e una di quelle cose in cui brilliamo in tutto il mondo, come la moda, come il design, come il vino e tante altre cose, per fortuna. Però dobbiamo insistere perché questa grandezza dell'Italia che è stata creata va perpetuata, va proseguita e non lo possiamo fare che con i giovani. Quindi la nostra intenzione è proprio di aiutarli a capire quali sono le possibilità e interessarli a queste. Terza edizione, come diceva giustamente il Presidente, numeri importanti e un percorso a tappe, no? Come già sottolineato. Vogliamo appunto un po' ripercorrerlo? Sì, siamo diciamo partiti con l'edizione senese in questa settimana, quindi dal 12 ad oggi stesso, dove appunto è stata una giornata di festa e di cerimonia per i primi 120 ragazzi che hanno fatto questo percorso. Tra l'altro a Siena ha avuto una diramazione, nel senso non
Fanciullo c'è stata la versione quella giornaliera, dove i ragazzi ogni giorno si trovavano di fronte appunto esperti o professori nell'indicazione appunto dell'intelligenza artificiale nelle scienze della vita, ma anche una versione residenziale, dove i ragazzi quindi hanno potuto diciamo vivere Siena, vivere gli spazi formativi ma anche quelli culturali. Nella prossima settimana ci sposteremo proprio a Grosseto, anche qui con una grande collaborazione col Polo Universitario Grossetano, che ci ospiterà all'interno della loro sede, dove appunto verrà fatta la versione giornaliera, e che quindi anche qui vedremo circa 80-90 studenti, sempre di terza e quarta superiore, e che quindi faranno la stessa, diciamo, percorso. Per concludersi poi nell'ultima settimana di giugno, dove appunto saremo a Volterra, al CIAF, che è una scuola di alta formazione, e dove anche qui i ragazzi, diciamo, del territorio provincia di Pisa riusciranno così a conoscere meglio questo mondo. Ecco. A proposito di conoscenza, Presidente, ci vuole raccontare un po' gli sviluppi futuri che state scrivendo, lei ovviamente insieme a tutto il suo staff, per SciHub? Allora, SciHub sta, insomma, le cose sono cambiate. Quando abbiamo cominciato a pensare a SciHub insieme con Fondazione e Università, che sono state, come dire, così, l'inizio di tutto quanto, era il 2019, la situazione era molto diversa da quella di adesso. Non avevamo conosciuto il Covid e tante altre cose che intanto sono intervenute. Adesso Siena è anche la sede della Fondazione Biotecnopolo, e questa è una cosa è importantissima per il territorio, quindi anche il nostro ruolo di fondazione sicuramente è venuto modificandosi. Dentro la fondazione c'è la rete SciHub, che sono 26 imprese che si occupano di intelligenza artificiale applicata nel settore delle scienze della vita e non solo, va detto. Qual è il nostro ruolo? Il nostro ruolo è quello di rivolgersi, ad esempio, abbiamo detto, ai giovani, di favorire la ricerca. Noi diamo aiuti finanziari alla ricerca che si svolge qua a Siena, quando questa ricerca è effettuata da aziende e università insieme. L'anno scorso c'era un bando regionale per i finanziamenti di assegni di ricerca, abbiamo presentato 6 progetti congiunti fra rete e università, tutti sono stati finanziati, erano 7, 6 sono stati finanziati dalla regione, il 7° ci piaceva e l'abbiamo finanziato noi direttamente. Ok. E questo è l'inizio, perché vogliamo sviluppare questa attività, in particolare favorendo l'approfondimento degli studi da parte dei giovani e la ricerca. La ricerca sia quella di base sia quella applicata. Sono diversi i docenti con cui lavoriamo, di diversi dipartimenti, questo va detto. Abbiamo costituito un laboratorio congiunto col Dipartimento di Ingegneria e altre cose di questo genere faremo in futuro. Le attività sono molte, c'è molta attenzione a quello che si sta svolgendo a Siena. La stessa Summer School ci è stato chiesto da più parti di replicarla altrove, perché è un modello che funziona. Vorrei ricordare che non solo è stata la prima nel 2021, quando ancora, come dire, le cose erano complesse, ma ad oggi è l'unica attività di questo tipo che si svolge in tutta Italia. Per cui c'è chi ci chiede di portare, no, anche nel mio Veneto, come credo si senta dall'accento, io sono veneto, di esportare questo modello, perché c'è un grande bisogno per i ragazzi di chiarirsi un po' le idee, no? Perché qualcuno, per sua fortuna, ha una grande passione e si muove da sé, ma per tanti altri invece è piacevole poter conoscere certe realtà e magari da quello scaturisce un interesse che poi diventa la loro professione. Noi lo facciamo sia perché questi ragazze, perché tengo a precisare, più di un terzo di chi ha partecipato, chi parteciperà quest'anno alla Summer School, più di un terzo sono ragazze. E questo mi fa molto piacere, spero che il numero cresca ancora. E stavo dicendo, lo facciamo per il loro approfondimento culturale, professionale, che facciano ricerca o che vadano nelle aziende. Sappiamo che quello che c'è a Siena, in Toscana, è un ecosistema. E deve essere forte in tutte le sue parti. E avere risorse, quindi. Esattamente. E quindi le altre risorse sono le aziende che vengono da fuori, certo, che portano nuove competenze, nuovi posti di lavoro, portano anche qualche soldino. Nell'insieme l'ecosistema senese è capace di conquistarsi non solo le prime pagine dei giornali, ma anche molti fondi nazionali e internazionali. Certo. E questa è una cosa che spesso anche chi abita in città magari no,
non sa, insomma. E questo è anche una cosa particolare. E giusto per dare un'idea ai nostri spettatori, l'Italia vince un ottavo delle gare di finanziamento a cui partecipa a livello europeo. Noi l'anno scorso abbiamo partecipato a 4 gare e abbiamo vinto 4. Ma non è il merito di Fondazione, è il merito di Siena, esatto. Dell'ecosistema. Allora, un'ultima domanda, ma a proposito di progetti futuri, ci tengo anche a raccontare insieme al direttore Chiellini i progetti futuri di ITS Vita. Sì, ancora una volta proporremo le nostre attività sia sul territorio senese ma anche comunque su tutto il territorio regionale, dei progetti voluti fortemente dalle aziende con competenze specifiche che ogni volta vengono declinate dalle stesse aziende proprio per interesse nelle figure specifiche e mi ripeto nelle competenze di cui loro hanno bisogno. Percorso che su Siena andrà soprattutto nell'ambito del sistema della gestione e qualità del processo farmaceutico. Sappiamo quanto sia importante a livello farmaceutico per un vaccino, un farmaco, certo, qualunque area, diciamo, delle scienze della vita, mantenere diciamo, un sistema della gestione della qualità, una buona pratica per fare le attività affinché poi alla fine il prodotto sia valido e soprattutto conforme a quelle che sono le linee farmaceutiche. L'altro progetto è un progetto innovativo, progetto che facciamo partire proprio quest'anno per la prima volta, sarà più un tecnico di laboratorio, diciamo così, che affronterà una sfida di non solo andare a vedere sul processo e sul prodotto quelle che sono le analisi chimiche e biochimiche, ma anche legato a quelli che sono i reflui, la sostenibilità ambientale, quindi un percorso molto attuale su quelle che sono le esigenze appunto delle aziende farmaceutiche, ma non solo. E l'unione fa la forza, le testimonianze del presidente Fraccaro e del direttore Chiellini ci raccontano questo, questo spaccato, oggetto di questo approfondimento riguarda i giovanissimi, riguarda le loro scelte di studio futuro in questo ambito, ma come ben descritto da questi interventi capite come questo ecosistema è come una serie di vasi comunicanti, quindi ha bisogno ovviamente per continuare a crescere, essere così importante di questo percorso. Condiviso. Quindi io vi ringrazio per la vostra testimonianza, un in bocca al lupo a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno seguendo la Summer School, ci auguriamo di vederli protagonisti nella ricerca, nell'azienda legata alla scienza della vita del nostro territorio. Grazie a voi per averci seguito, io vi auguro una buona prosecuzione ovviamente con i nostri programmi e vi aspetto come sempre per la news alle 19:30. Arrivederci.